Buongiorno a tutti voi. Eccoci di nuovo nel camper e adesso ci prepariamo perché fine settimana si parte, almeno cerchiamo di fare qualcosa. Però visto che è arrivato l'inverno e siamo quasi un mese a Natale e niente, cosa facciamo? Andiamo, come solito, andiamo a visitare dei mercatini di Natale e a palaghiaccio, ovviamente, andiamo a patinare. Mio figlio ama patinare, quindi si andrà anche a patinare. Adesso dobbiamo vedere dove, se andiamo prima qua vicino nel Baden-Württemberg, abbiamo ci sono dei posti, però visto che vogliamo combinare sia i mercatini di Natale sia il pattinaggio, forse a Strasburgo, che dicono, noi siamo stati, però ve lo farò vedere, dicono che Strasburgo come mercatino di Natale, e infatti è bello grande, è il più bello della Francia, e non è male. Noi siamo stati e devo dire che è bello come mercatino. Vediamo se c'è, ho guardato su internet perché vogliamo anche patinare. Ecco, abbiamo preso i pattini, però prima andiamo a fare anche un po' di spesa, fare un po' con l'aspirapolvere. E niente, poi si va a Strasburgo, ecco, e qua in dintorni, perché ci teniamo ad andare a patinare, ragazzi. Intanto ho acceso il riscaldamento, che così si sta anche bene. Vediamo quello che ci serve qua, un po' di cose. Ok, magari il casco della bici non ci serve adesso, visto che non andiamo in bicicletta. Va bene, restate con noi e ci vediamo. Ci vediamo. Ecco, cambiamo una bombola. Perché? Ci serve. Sì. C'è un po' di casino qua. Vai, tubi per l'acqua, tutto qua. E adesso intanto fermiamo perché io lo spengo quando faccio i cambi, anche se questa poteva anche andare. Sì, perché abbiamo la chiave in dotazione da loro, però io uso sempre questa pappagallo, che è meglio. La bombola di propano a 11 kg. E io che addirittura l'ho presa, ma arriva anche di una. Ok. Adesso andiamo a prendere il portafoglio, pagare e cambiare. Ferma. Ok, preso da 11 kg. Quanto è costata?
23,90, 24 euro. Il prezzo su questo non è dall'anno scorso, è lo stesso prezzo, forse 2 euro di più, ma forse non lo so, ma mi pare che sempre una bombola ci facciamo, diciamo, una settimana adesso di inverno con riscaldamento acceso al massimo, estate ne hai voglia, 6 mesi, 2 bombole, 8, quando non hai bisogno di riscaldamento. Hanno messo delle robacce dietro di noi. Tranquillo. Papà è profi a guidare, non ti preoccupare. Certo, è meglio avere il V-Basto, perché quello va direttamente a gasolio, però questo furgone è fatto così. Ma per il momento, per quello che facciamo, vada più che bene, sinceramente. Per quello, almeno se abbiamo il sistema delle bombole, a me piace qua piuttosto che come erano sugli altri camper, qua laterale più scomodo. Adesso mettiamo questa. Beh, c'è anche il posto per la roba della corrente a portata di mano? Tutto, sì. Poi, vieni qua che facciamo vedere adesso. Dentro, se si riesce a vedere. Certo. C'è quella cosa che è rosso, che adesso va, come si vede, la freccia che indica su quale bombola, cioè va su questa. Però io lo metterò su questa, che l'ho cambiato. Questo lo tengo sempre, diciamo, tanto è nuova questa. Ha camminato poco, quindi adesso stringo per bene, poi si preme qua e lì diventa verde. Ok, intanto questo è il coso delle bombole. Decorazioni natalizie in camper. Va bene, arbore magic. E poi qua dobbiamo mettere di nuovo, trovare un sistema, perché per queste calamite. E, insomma, adesso andiamo a Bauhaus a vedere se riusciamo a trovare qualcosa per mettere le calamite. Abbiamo messo un po' di decorazioni di Natale, ecco, anche i stickers qua sulla finestra. Eh sì, all'inizio siamo arrivati qua in Baden-Baden, che fanno, c'è un piccolo pattinaggio, dai, per i bambini, e vediamo, bello. Ecco, siamo qua a Baden-Baden, dove hanno fatto un po' di pista di patinaggio per i bambini, ragazzi, insomma, bello, bello, ci sta, ci sta. Ecco, siamo rimasti un bel po' qua, calato la sera, va bene che adesso fa il buio, fa presto, e il mio figlio che voleva restare di più, gli piace un mondo a patinare ed è bello davvero. Ecco, abbiamo acceso le luci di Natale. Questo qua non mi piace come l'ho messo, lo dobbiamo sistemare in qualche maniera. Poi qua per le calamite abbiamo preso una lamiera, l'abbiamo fissata, e adesso le calamite, perché prima erano tutte con il doppio adesivo, quindi non questi possono anche fare, come dire, non solo così, restare solo accesi, invece questi pupazzi stanno così accesi. Questi magari, adesso vediamo se riesco a fare, questi fanno anche così, però sì, dai,
ci sta, ma le lasciamo accese. Queste sono belle, ma le devo sistemare meglio. Comunque sì, ecco, abbiamo sistemato un po' tutto, adesso vediamo cosa fare, dove andare, perché siamo stati qua a Baden-Baden, abbiamo pattinato per, non lo so, 3 ore più o meno, e quindi siamo un po' stanchi e poi vediamo dove andare. Va bene, intanto state con noi. Jingle bell, jingle bell.